Quindicesimo appuntamento con Pagine Spirituali, ancora insieme per continuare nella nostra lettura ragionata, critica per certi aspetti dell'epistolario di Padre Pio. E quest'oggi il tema che verrà messo in evidenza è sicuramente importante. Padre Pio e la vanagloria, è vero Magda? Ben Sì, trovata. ben ritrovato a te, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Perché la vanagloria oggi? Se ricordate bene, l'altra volta abbiamo parlato, della vita devota, come organizzare la propria vita devota e, come seguire nel miglior modo il Signore, che poi è il problema fondamentale di Padre Pio, formatore, direttore spirituale, confessore e tutto. E come avete anche notato nelle altre trasmissioni, noi abbiamo cercato dei temi in rapporto più o meno al periodo, per esempio il mese di novembre le anime purganti, il mese di dicembre la Madonna Immacolata, Gesù Bambino. Con il nuovo anno vogliamo portare avanti un mini corso di formazione, fatto naturalmente da Padre Pio, operato da Padre Pio attraverso i suoi scritti, sugli errori e i vizi più frequenti nell'umanità. Cominciamo dalla vanagloria. Oggi siamo al massimo della vanagloria in tutti i campi, in tutti i settori. Non è possibile leggere, vedere, osservare qualcuno o qualcosa senza che non si tocchi questa vanagloria. E anche ai tempi di Padre Pio il problema doveva essere sentito. E stranamente, Padre Pio, quando ebbe in cura le anime di Raffaellina Cerase e Giovina, sua sorella, notò che uno degli errori in cui queste due sorelle cadevano più di frequente era proprio la vanagloria. E allora non solo dedicò a Raffaellina ben tre lettere sulla vanagloria, due del 14 e una del 16, ma scrivendo al suo direttore spirituale, padre Agostino, che gli aveva presentato Raffaellina, più di una volta affronta il problema della vanagloria. In generale, ma anche e soprattutto in rapporto alle due sorelle, perché gli premeva molto che esse emendassero gli errori della loro vita e perché voleva in qualche modo anche forse un po' di supporto, di sostegno dal suo direttore spirituale sulla giustezza, diciamo, sulla correttezza del suo procedere nei confronti di queste sorelle. La prima lettera a cui ci dedicheremo questa volta è la 141, del primo volume dell'Epistolario, indirizzata a Padre Agostino, in data ovviamente da Pietrelcina perché era ancora Pietrelcina, 2 agosto 1913, quindi siamo proprio agli inizi dell'Epistolario che comincia a essere datato 10-11. E poi ne tratteremo un'altra, ma come appendice corollario, che è 400 pagine dopo, la 541. Per un piccolo particolare molto, molto sorprendente anche, che diremo però soltanto alla fine. Allora, Pietrelcina, 2 agosto 1913. Iesus Maria Iosef Dominicus Franciscus Clara. Mio carissimo babbo, era affettuosissimo Padre Pio e soprattutto con Padre Agostino, che fu per lui veramente padre, madre, consigliere, direttore spirituale fino quasi alla fine della vita di Padre Pio. 5 anni prima di Padre Pio morì, lo lasciò Padre Agostino. Nostro Signore sia sempre con voi. Nell'ultima vostra, alla quale, che è alcuni numeri prima, la lettera 134, alla quale rispondo con moltissimo ritardo perché era impegno di Padre Pio e insegnava ai suoi figli che era grande educazione civile rispondere immediatamente alle lettere che pervenivano. Quindi alla quale rispondo con moltissimo ritardo, mi domandavate qualche cosa da dire a quelle due anime e sono le sorelle Cerase. Ho raccomandato più volte la cosa al nostro Signore ed ecco quello che sembrami che Lui vuole che io tratti, cioè della vanagloria. Quindi era un impegno di Gesù, quello addirittura, che si volesse parlare della vanagloria. Il testo, gli editori del testo, pongono qui una nota dicendo che nel parlare della vanagloria Padre Pio seguiva un grosso asceta e teologo, lo Scaramelli, che aveva scritto proprio un trattato su questo argomento.
E il trattato è Direttorio Ascetico dello Scaramelli, che fu poi ripubblicato diverse volte fino agli anni 40. Per poterle a tempo prevenirle, c'è la doppia, il doppio pronome due volte, contro sì formidabile nemico. Quindi la vanagloria è un nemico. Questo è un nemico proprio delle anime che si sono consacrate al Signore. Non si parla di una consacrazione in un istituto religioso. Si parla di ogni anima devota che dovrebbe, ogni fedele che dovrebbe, anche laico, dedicarsi al Signore, consacrarsi al Signore nel senso di seguire la sua parola, di seguire i suoi precetti, il suo Vangelo, e che si sono date alla vita spirituale. E perciò a ben ragione può dirsi, ecco, la vanagloria, la tignola dell'anima che tende alla perfezione. Da una serie di definizioni della vanagloria, e prima l'ha chiamata nemico, adesso la chiama tignola delle anime che tendono alla perfezione. Essa viene detta dai santi tarlo della santità. Qui prende in prestito dagli scritti dei santi un'altra definizione, è il tarlo della santità. Nostro Signore, per dimostrarci quanto la vanagloria sia contraria alla perfezione, ce lo dimostra con quella riprensione che fece agli apostoli, quando li vide pieni di compiacenza e di vanagloria, allorché i demoni si mostravano obbedienti ad ogni loro comando. Veruntamen in hoc nolite gaudere qui a spiritu subiciuntur vobis. È un brano di Luca, del 10° capitolo. In verità non vi rallegrate di ciò, perché lo spirito è sottomesso, gli spiriti meglio ancora, sono sottomessi a voi. Sempre il Signore ha cercato di arginare la vanagloria. Ricordiamo i discepoli che volevano i primi posti, la mamma che raccomandava i figli che sedessero alla destra e alla sinistra, e si trattava di Giovanni, si trattava di suo fratello. E per radicar bene i tristi effetti di questo maledetto vizio nelle loro menti, allorché riesce ad insinuarsi nei cuori, li atterrisce ponendo sotto i loro occhi l'esempio di Lucifero, precipitato da tanta altezza per la vana compiacenza, che si prese delle doti a cui Dio lo aveva innalzato. Videbam Satanam sicut fulgur de cielo cadentem. Vedevo Satana che precipitava dal cielo come una folgore. E il brano è sempre di Luca. Quindi Padre Pio individua perfettamente l'errore, il peccato di Lucifero nel voler essere come Dio. Questo vizio, intanto, più è da temersi in quanto non ha virtù contraria per combatterlo. E ora ci fa una sottigliezza a cui noi non penseremmo mai. Cioè noi pensiamo sempre che ogni errore ha una virtù contraria. E ci dimostra Padre Pio invece che la vana compiacenza, la vana gloria, non ha la virtù contraria. E ora fa gli esempi. Infatti ogni vizio ha il suo rimedio e la virtù contraria. L'ira si atterra con la mansuetudine, l'invidia con la carità, la superbia con l'umiltà e via via dicendo. La sola vanagloria invece non ha virtù contraria per essere combattuta. Essa si insinua negli atti più santi e perfino nella stessa umiltà, se non si accorti, innalza superba la sua tenda. E qui citava implicitamente della prima lettera ai Corinzi, il versetto 12 del 10° capitolo, in cui dice che dobbiamo stare molto attenti quando siamo in piedi a non cadere. Quindi quando troppo ci inalberiamo di vanagloria possiamo cadere. Però poi c'è il versetto 13 in cui si dimostra sempre il Dio mamma, Dio padre, Dio aiuto, Dio misericordioso. Però dice che il Signore nelle nostre cadute dà ad ognuno le spalle per poter sostenere queste cadute. Il Crisostomo, parlando della vanagloria,
E Giovanni Crisostomo ha scritto proprio sul Vanitas Vanitatum, Mataiotes Mataioteton, ha scritto proprio un'omelia bellissima su questo argomento. Quantum bis bona feceris, volens compescere vanagloriam, tanto magis excita seam. Dice, sebbene tu fai del bene, volendo frenare la vanagloria, tanto più non fai altro che eccitarla, che punzecchiarla. E quale ne è la causa? Lasciamo che lo dica lo stesso santo dottore. Quia omne malum a malo nascitur, sola autem vanagloria de bono procedit. Et ideo non extinguitur per bonum, sed magis nutritur. Allora, dice che Giovanni Crisostomo, ovviamente è la traduzione delle sue omelie in latino, poiché ogni male procede, nasce dal male, ma sola la vanagloria nasce, procede dal bene, e perciò non si può estinguere, eliminare per mezzo del bene, ma ancor di più, quindi per mezzo del bene, si nutre. E ora ci continua Nicola. Il demonio, caro padre, sa molto bene che un lascivo, un rapace, un avaro, un peccatore ha più da confondersi e da arrossire che da gloriarsi, e perciò se ne guarda bene di tentarli per questo lato. Ma se risparmia costoro da questa battaglia, non risparmia intanto i buoni. Qui dobbiamo anche dire una cosa. Aveva già detto che ogni peccato, ogni errore ha il suo contrario, tranne la vanagloria. E infatti qui non fa che rincalzare e dire, sebbene i lascivi, i rapaci, gli avari, i peccatori si confondono, arrossiscono, si pentono, invece i vanagloriosi questo non lo fanno. Massime chi si sforza di tendere alla perfezione. Tutti gli altri vizi predominano solo quelli che si lasciano vincere e dominare da essi, ma la vanagloria innalza la testa contro quelle stesse persone che la combattono e vincono. Ecco cosa fa la vanagloria, innalza la testa contro quelle persone che la combattono e la vincono. Essa prende animo di assalire gli stessi suoi espugnatori delle stesse vittorie che hanno portato contro lei. Essa è un nemico che non si fiacca mai. È un nemico che entra a guerreggiarci in tutte le nostre operazioni e se non si è accorti se ne rimane vittima. Ecco, è un nemico quindi che non si stanca, infatti, che ci combatte sempre. Noi per sfuggire le lodi altrui preferiamo i digiuni occulti e nascosti ai palesi, il silenzio al parlare eloquente, l'essere disprezzati all'essere tenuti in conto, agli onori e disprezzi, ahimè. Dio mio, anche in questo, come suol dirsi, vuole ficcarci essa il naso, assalendoci con le vane compiacenze. E ora dobbiamo stare molto attenti, perché qui ci insegna Padre Pio, come sempre, anche ad analizzare i nostri peccati. Dice che per sfuggire le lodi altrui, cioè quando ci sentiamo lodati, noi quasi per contraltare, per umiliarci in segreto naturalmente, cosa facciamo? Preferiamo i digiuni occulti e nascosti ai digiuni pubblici, il silenzio al parlare eloquente, l'essere disprezzati dall'essere tenuti in considerazione, agli onori noi preferiamo i disprezzi, ma proprio in questo c'è quella che si chiama la vanagloria spirituale. Cioè noi poi dentro di noi abbiamo il compiacimento totale di essere riusciti a digiunare, di essere riusciti a tacere, di essere riusciti a non essere tenuti in conto, a disprezzare gli onori. Bisogna stare molto attenti su questo. Mai una nostra scelta di digiunare, di zittire quando si potrebbe parlare, di essere disprezzati, può passare dalla nostra volontà. Tutto deve essere autorizzato dal direttore spirituale o in mancanza dal confessore, perché se no abbiamo la vanagloria spirituale. Aveva ben ragione San Girolamo di paragonare la vanagloria all'ombra. Un'altra definizione, quindi la vanagloria è come l'ombra.
Difatti, l'ombra segue dovunque il Che corpo. bella questa riflessione, no? Ci sono tante vignette, tanti cartoni animati, specie per bambini, dove il protagonista del cartone animato si vede proiettare e allora fa tutta una serie di movimenti per sfuggire l'ombra, ma l'ombra lo segue sempre, Topolino, per esempio. Ne misura persino i passi. Fugge questo, fugge anche lei. Cammina a passo lento, anche lei a lui si uniforma. Siede ed anche allora lei prende la stessa posizione. Lo stesso fa la vanagloria, segue dovunque la virtù. Invano cercherebbe il corpo fuggire la sua ombra, questa sempre dovunque la segue e le va appresso. Parimenti accade a chi si è dato alla virtù, alla perfezione. Più fugge la vanagloria e più si sente da lei investito. Temiamo tutti, caro padre, questo nostro gran nemico. Lo temano più ancora quelle due anime elette. E sono sempre Raffaelina e Giovina Cerase. Perché questo nemico ha un certo che di inespugnabile. La vanagloria non si espugna. Il combattimento è una cosa. Quando una città viene assediata, viene combattuta, ma per espugnarla bisogna entrarci dentro, cioè bisogna sopraffarla. Ecco, questa è un po' difficile, non c'è la sopraffazione. Stiamo sempre allerta e vedremo come questo suggerimento è un suggerimento che spesso Padre Pio rivolge ai suoi figli. Non si lasci penetrare questo nemico sì formidabile nelle loro menti e nei loro cuori, perché entrato che egli è, sfiora ogni virtù, rode ogni santità, corrompe tutto ciò che è bello e che è buono. Avevamo parlato di Tignuola, avevamo parlato di Male e così via, quindi come Tignuola rode la santità, corrompe tutto ciò che è bello e che sa di bello e di buono. Cerchino di chiedere a Dio continuamente, cerchino al plurale le sorelle Cerase, la grazia di essere preservate da questo vizio pestilenziale. Un'altra definizione, è come una peste che ci attacca. Omne donum perfectum desur sum est, descedens de patre luminum. Quindi ogni dono perfetto si rialza scendendo dal Padre della luce, da Dio. Allarghino i loro cuori alla fiducia in Dio. Tengano sempre presenti alle loro menti che tutto ciò che di buono in esse è un puro dono di quella somma bontà del celeste sposo. Ecco come si combattere. Mai attribuire a se stessi i doni che si hanno. Sono invece questi doni dono della somma bontà del celeste sposo. Si imprimano bene nella mente, scolpiscano fortemente nei loro cuori e si persuadano che nessuno è buono. Ricordate il brano evangelico in cui un giovane rivolgendosi a Gesù dice Signore è buono e Gesù risponde no, uno solo è il buono, il bene, cioè Dio. Nisi Deus, che nessuno è buono se non Dio. E infatti cita esattamente Matteo, il brano di Matteo. E che noi non abbiamo se non il nulla. Vadano meditando assiduamente quello che San Paolo scrive ai fedeli di Corinto. Quid abes quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis? Quindi che cosa hai, che dono tu hai che non hai ricevuto? Ma se l'hai ricevuto, perché ti glori? Come se non l'avessi ricevuto. E noi dovremmo partire dal presupposto che nulla è nostro. Non è nulla i nostri successi, i nostri insuccessi, la nostra felicità, la nostra infelicità, la nostra ricchezza, la nostra mancanza di ricchezza. Tutto ci viene da Dio. Poi continua San Paolo, non quod simus, dice altrove, sufficiente scogitare aliquid da nobis, quasi ex nobis, sed sufficienza nostra ex Deo est. Non perché noi esistiamo, possiamo pensare di essere sufficienti a noi stessi, cioè bastare a noi stessi in qualche cosa, come se questa cosa venisse da noi, ex nobis, ma la nostra sufficienza, cioè l'essere noi capaci, bastevoli a noi stessi,
deriva da Dio, ex Deo est, deriva da Dio. Quando si sentiranno tentate di vanagloria, ripetano con San Bernardo: non propter te cepi, nec propter te desinam, cioè non ho cominciato per colpa tua, per te, né ho smesso per te, non ho incominciato il mio viaggio nelle vie del Signore, dunque per esse voglio proseguire, per esse seguitare il mio cammino. Se il nemico l'assale per la santità della loro vita, gli gridino in viso: la mia santità non è effetto dello spirito mio, ma sebbene è effetto lo spirito di Dio che mi santifica. Quindi forse l'unica arma contro la vanagloria è attribuire tutto al Signore. Questa è un dono di Dio, è un talento prestatomi dal mio sposo, perché io traffichi con esso per rendergliene poi a suo tempo stretto conto nel guadagno fattone. Tengano nascosto sempre le sorelle Cerase ciò che di bene va operando in esse il loro diletto. Le virtù sono come chi tiene un tesoro, il quale, se non è tenuto celato agli occhi degli invidiosi, verrà rapito. Il demonio è sempre vigilante, è il peggiore di tutti gli invidiosi, cerca subito di rapire questo tesoro, quali sono le virtù. Non appena gli è palese, e questo lo fa col farci assalire da questo sì forte nemico, la vanagloria. Nostro Signore, sempre premuroso del nostro bene, per preservarci da questo gran nemico, in vari luoghi dell'Evangelio ce ne rende avvertiti. Non ci dice forse che volendo fare orazione ci ritirassimo nella nostra stanza, chiudessimo la porta, orassimo da solo a solo con Dio? Questo è Matteo quando ci insegna come dobbiamo pregare, quindi ci dobbiamo ritirare nella nostra stanza, ci dobbiamo chiudere la porta, dobbiamo pregare soli col solo Dio, per non essere la nostra orazione ad altri palese. E questo è il sesto capitolo di San Matteo. Che digiunando ci lavassimo la faccia, dice, quando digiunate non fate come i farisei che lo dicono a tutti, ma voi, dice il Vangelo, lavatevi la faccia, profumatevi i capelli, apparite belli, quindi non si deve vedere il viso emaciato, pallido. Che digiunando ci lavassimo la faccia, ciò che non dessimo a conoscere agli altri con la luridezza e squallore del volto del nostro digiuno? Che facendo elemosina non sappia la destra ciò che fa la sinistra? Siano caute a non parlare mai delle cose di cui il buon Gesù le va favorendo con altre persone, all'infuori del loro direttore e confessore. Quindi mai parlare dei propri doni, di quelli di cui si è consapevoli, perché ognuno di noi è consapevole comunque di avere un dono, di avere una qualità, di avere un bene che Dio gli ha dato. Indirizzino sempre tutte le loro azioni alla pura gloria di Dio. Giusta come l'Apostolo vuole, sine ergo manducatis, sive bibitis, sive aliquid facitis, omnia in gloriam Dei facite. Quindi sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, tutte le cose fatele per la gloria di Dio. Questa santa intenzione la vadano rinnovando di tanto in tanto, cioè ogni essere umano la vada rinnovando di tanto in tanto. Si esaminino alla fine di ogni azione, conoscendo qualche imperfezione non si turbino, ma si confondano e si umilino dinanzi alla bontà di Dio, ne chiedano perdono al Signore, lo supplichino di riguardargliene per l'avvenire. Si guardino da ogni vanità nelle loro vestimenta, perché il Signore permette le cadute di queste anime per tali vanità. Le donne che cercano, e questo dovremmo noi scriverlo a caratteri cubitali nella società contemporanea, tappezzandone strade, anche chiese, perché anche in chiesa purtroppo non si va più come si dovrebbe andare. Le donne che cercano le vanità delle vesti non possono vestirsi mai della vita di Gesù Cristo.
e codeste perdono ogni ornamento dell'anima, non appena entra questo idolo nel loro cuore. Oggi abbiamo l'idolo dell'abbigliamento, l'idolo del corpo, l'idolo della bellezza ad ogni costo, l'idolo della pelle, l'idolo di questo, l'idolo dei capelli. Abbiamo tutti l'idolatria che ci affligge, ci pressa da tutte le parti. Il loro abito, come vuole San Paolo, sia decentemente e modestamente ornato, ma però senza conciature di crini, senza oro, senza gemme, senza vesti preziose che abbiano sentore di lusso e ostentazione di fasto. Non è che qui ci viene detto di andare a sciattoni o di andare come i clociardi, i barboni, no, ci viene detto che non dobbiamo avere sentore di lusso e ostentazione di fasto, cioè la famosa vanagloria. Porgete per loro i miei ringraziamenti per le preghiere che innalzano al Signore per me e pregatele che seguitino in questo avendone gravissimo bisogno. Assicurate loro che non dimenticherò di fare altrettanto per esse nelle mie povere preghiere, tante cose affettuose a voi e dal padre provinciale. Un piccolo, piccola appendice di sorpresa. È una lettera brevissima che leggeremo solo in un pezzettino. È una lettera di padre Agostino a padre Pio, di molti anni dopo, del 6 settembre 19, quando padre Pio ormai era già San Giovanni Rotondo. La lettera è datata San Marco la Catola, perché lì abitava allora padre Agostino. Dopo il saluto gli dice questo: ho chiesto la spiegazione di quell'espressione a quell'anima e adesso da parte di Gesù rassicura il tuo spirito. È già morta Raffaelina, non c'è né nelle note da nessuna parte chi può essere quest'anima. Io sospetto che l'anima di cui si parli sia Maria Gargani, che allora insegnava San Marco la Catola e che veniva diretta da padre Agostino, poi passata anche a padre Pio, quando padre Agostino andò a fare il cappellano militare durante la prima guerra mondiale. Quindi ho chiesto la spiegazione di quell'espressione, pare che ci fosse stato uno scritto intercorso, a quell'anima ed essa da parte di Gesù rassicura il tuo spirito. Allora, dice questo padre Agostino: passò sulla tua anima come un'ombra di vanagloria. Cioè il direttore spirituale padre Agostino dice al figlio spirituale padre Pio che gli è passato un'ombra di vanagloria, ma fu come un velo, per cui Satana cercò di colpirti ma non ci riuscì. Ecco la vendetta di Satana. Forse tu non te ne accorgesti, certo non acconsentisti, e questo è molto importante, perché il peccato deve avere anche il consenso, quindi ma non acconsentisti alla sottilissima suggestione, quindi da parte tua non c'è colpa, nemmeno veniale, e questo deve confortarti e farti prorompere in atti di ringraziamento al Signore. Umiltà, dunque umiltà e poi sempre umiltà. Satana teme e trema dinanzi alle anime umili. Il Signore è disposto ad operare cose grandi, ma a patto che si sia veramente umili. Infatti scelse l'umile per eccellenza Maria come madre di suo figlio. E con queste ulteriori indicazioni molto concrete abbiamo potuto notare in questi ultimi tempi quanto padre Pio alternasse a ragionamenti, per così dire, strettamente legati alla teologia, oggi anche ampio spazio a citazioni in latino dei dottori della Chiesa, si faceva riferimento anche a San Girolamo, a delle indicazioni pratiche davvero importanti e soprattutto dovremmo dire attualissime. Molto attuali, padre Pio, vedete... La facile obiezione che ci viene dal mondo, che i tempi sono cambiati, e quanto di più errato esista. Cambiano i tempi, cambia la civiltà, perché noi oggi abbiamo la telematica, abbiamo tante cose, abbiamo il computer, tutte queste cose, ma la morale non può cambiare. È un pilastro su cui la nostra vita deve poggiare. Quindi ieri, come oggi, come sempre, noi dobbiamo corrispondere a questo dovere morale che ci viene
che ci viene dalla Bibbia, dai Vangeli, soprattutto dagli scritti dei Santi. E dalla Vanagloria quali saranno gli altri percorsi che andremo a sviluppare? Ci sarà un percorso questa volta sulla calma. E come si raggiunge la calma se noi vogliamo che lo Spirito Santo ci attraversi, che noi veniamo influenzati dallo Spirito Santo. Grazie Magda, grazie ai telespettatori. Arrivederci ai nostri telespettatori.